Ciao a tutti, benvenuti alla prima lezione della serie di video denominata Impara l'Orienteering, promossa dalla Federazione Italiana Sport Orientamento. Oggi cominciamo e vediamo che cos'è l'Orienteering. Bene, partiamo subito sfatando il primo mito. L'Orienteering non è una caccia al tesoro. O meglio, si può praticare come gioco, ma in primo luogo e principalmente è uno sport. Quindi abbiamo degli atleti, abbiamo delle squadre, abbiamo degli allenamenti e soprattutto abbiamo degli atleti che svolgono delle gare. È uno sport che si può svolgere a diversi livelli, come un po' in tutti gli sport avremo degli amatori che quindi partecipano alle gare per passione, avremo degli atleti agonisti che quindi si preparano per fare delle competizioni di buon livello e avremo degli atleti professionisti che quindi svolgono l'orienteering come proprio lavoro. Anche a livello di competizione abbiamo delle diversità, quindi avremo delle competizioni di tipo promozionale regionale ad arrivare alle competizioni internazionali a cui partecipano le squadre nazionali e quindi atleti arrivati da tutte le parti del mondo. Nel video che avete visto ci sono delle immagini di una competizione internazionale che si è svolta in Italia ad autunno 2021, in cui vedete ci sono atleti che arrivano da ogni parte del mondo, ci sono degli sponsor, il pubblico e le immagini verranno poi trasmesse in diverse TV internazionali. Bene, entriamo nel vivo e vediamo come funziona una gara di orienteering. Una gara di orienteering è una gara a tempo, in cui un atleta, aiutato da una mappa, deve raggiungere dei punti di controllo andando a scegliere il percorso che vuole seguire. Quindi l'ordine dei punti di controllo è obbligatorio, ma il percorso tra una lanterna e l'altra, tra un punto e l'altro, è a scelta del concorrente e vince chi ci mette meno tempo. Come vedete, quindi non avremo bisogno solo di saper correre o sapersi muovere il più velocemente possibile, ma dovremo anche avere delle capacità mentali o di lettura della mappa e di interpretazione del terreno per poter svolgere tutto il percorso nel minor tempo possibile. Ora vediamo molto rapidamente quali sono gli elementi fondamentali perché per questi elementi poi ci saranno delle lezioni dedicate. Parliamo velocemente della mappa, che è l'unico strumento che ci permette di seguire il nostro percorso. È una mappa topografica molto particolareggiata in cui sono indicati tutti gli elementi che noi ritroviamo nel terreno. Potremmo erroneamente dire che è una mappa muta, questo perché non ha delle indicazioni letterali come magari siamo abituati a vedere nelle mappe delle città in cui ci sono le indicazioni delle vie, delle piazze e degli edifici principali. Ma in realtà è una mappa che se sappiamo leggere ci aiuta molto, molto, perché è una mappa simbolica, come in realtà sono tutte le mappe. E ha una simbologia specifica che è la stessa utilizzata in tutto il mondo per tutte le mappe da orienteering. Quindi per ogni elemento naturale o antropico che troviamo nel terreno avremo un simbolo specifico. E quindi una volta imparata a leggere una mappa saremo in grado di decifrare le mappe di tutto il mondo e quindi potremo svolgere attività un po' dappertutto. L'altro elemento che vediamo sono i punti di controllo, che avete visto nelle immagini sono questi elementi bianchi e arancioni che sono dislocati nel terreno, che sono i punti in cui dobbiamo passare. Vengono denominati in gergo orientistico lanterne, anche se non hanno nulla a che vedere con le lanterne che fanno luce, e sono munite di un sistema elettronico spesso, che serve per verificare il passaggio del concorrente. Vedete nell'immagine l'atleta che svolge questo gesto in cui va a passare il proprio chip elettronico sulla lanterna per segnare il proprio passaggio. E questi punti, come abbiamo già detto, sono gli unici punti obbligatori di passaggio durante una gara di orienteering.
Bene, ultimo argomento di questa breve lezione sono le discipline dell'orienteering. Abbiamo visto che è principalmente uno sport individuale, quindi ogni atleta parte da solo a cronometro, ovviamente, perché gli atleti della stessa categoria dovranno svolgere lo stesso percorso e quindi per non seguirsi, non copiarsi, ogni atleta avrà un tempo di partenza a cronometro e alla fine tutti gli atleti della stessa categoria dovranno svolgere lo stesso percorso, o meglio, dovranno passare per le stesse lanterne, ma probabilmente ognuno farà una strada leggermente diversa. Abbiamo anche però delle competizioni, diciamo, di squadra, che sono delle gare a staffetta, quindi un po' come per esempio succede nell'atletica leggera, in cui c'è la gara a staffetta, facciamo la 4%, in cui il primo componente della squadra parte, fa il suo percorso, poi dà il cambio al secondo staffettista che farà il suo percorso, che in questo caso sono 100 metri. Ugualmente nell'orienteering le gare a staffetta funzionano che ogni componente della squadra dovrà fare il proprio percorso e poi dare il cambio al compagno di squadra successivo. Diversamente dalle gare individuali, vedete nell'immagine che tutti gli atleti delle varie squadre partono contemporaneamente e poi dovranno dare il cambio ai loro compagni di squadra che dovranno fare le successive frazioni. Questo tipo di gara staffetta le ritroviamo in tutte le discipline che adesso andiamo a vedere. Per cosa si differenziano le discipline? Diciamo per il mezzo di locomozione dell'atleta durante la gara. La disciplina più comune e anche diciamo più semplice da praticare è la corsa orientamento, quindi gli atleti si muovono generalmente correndo e abbiamo due tipi di gare che si differenziano principalmente per l'ambiente in cui si svolgono. Abbiamo le gare di bosco che si svolgono in ambiente naturale e potete immaginare che gli ambienti saranno molto vari in base a dove verrà svolta la gara. E poi abbiamo le gare in città, che sono normalmente delle gare anche più corte e più veloci. La seconda disciplina che vediamo è la disciplina della mountain bike orienteering. Come vedete nelle immagini, gli atleti utilizzano una mountain bike per muoversi e hanno un leggio posto sul manubrio, dove posizionano la mappa e così hanno, diciamo, le mani libere per poter usare la bicicletta. In questo caso i percorsi saranno disegnati in modo che gli atleti debbano sempre utilizzare delle strade, dei sentieri o comunque dei percorsi ciclabili per svolgere il percorso. Un'altra disciplina, questa un po' più di nicchia, come potete immaginare, è quella dello sci orientamento. In questo caso gli atleti si muovono utilizzando degli sci da fondo e hanno la mappa posizionata in un leggio che, come vedete, è diciamo attaccato al busto dell'atleta in modo che abbia anche qui le mani libere per poter utilizzare le racchette e sciare. In questo caso, ancora di più, è fondamentale la buona tecnica di sci, perché, come vedete, i passaggi a volte sono un po' impervi, gli atleti non si muovono solo e esclusivamente sulle piste più battute dal gatto delle nevi. L'ultima disciplina, che è decisamente diversa dalle precedenti, si chiama trail orientamento ed è l'unica in cui non conta principalmente il tempo in cui fare il percorso. Come vedete, è una disciplina che si può svolgere, o meglio, ancor meglio, è nata per svolgere l'attività di orienteering anche alle persone disabili e non ci inoltriamo oltre perché ci sarà un capitolo dedicato proprio al trail orientamento. Bene,
Concludiamo questa lezione con un piccolo quiz, così vediamo se siete stati attenti durante la presentazione. E, per ogni domanda che vi verrà posta avrete 10 secondi per rispondere, vedrete una barra del tempo che scorre. Dovrete segnarvi qual è la lettera della vostra risposta giusta e al termine del quiz vedremo qual è la risposta corretta. Prima domanda: le competizioni di orienteering di squadra A non esistono, B si effettua il percorso insieme, C sono gara a staffetta, D ci sono solo nella disciplina della corsa orientamento. Tempo scaduto, la risposta giusta era la C. Sono gare a staffetta e si svolgono in tutte le discipline. Seconda domanda: in una gara di orienteering vince A chi corre più veloce, B chi fa il percorso corretto nel minor tempo possibile, C chi punzona più lanterne, D chi percorre la strada più corta. Tempo scaduto, qui la risposta giusta era la B, chi fa il percorso corretto nel minor tempo possibile, perché non è detto che chi segue le altre risposte sia effettivamente quello che poi ci mette meno tempo a fare il percorso corretto. Benissimo, spero che questo primo video vi sia piaciuto, vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguire le prossime puntate per scoprire di più sull'orienteering. Ciao!